diamo la parola all'artista, al vero protagonista, Manuel Pompeo. Con la tua compagna, che io ho dedotto sia anche la tua musa ispiratrice, che richiama diversi motivi delle tue opere. Manuel, abbiamo detto all'inizio, viene da Bergamo, è una città molto molto importante, di cui siamo un po' tutti innamorati, con il Bergamo Alta, tutti gli artisti, tutto un territorio estremamente fertile di talenti. Allora, Manuel, questa tua indagine, innanzitutto, quando è iniziata? Beh, allora devo dire che ci sono cresciuto con questa cosa. Fin da bambino, comunque, sempre stato appassionato con quella cosa che hai. Di conseguenza, quando ti rendi conto che senti che ti appartiene, non puoi far altro comunque dedicare la vita. Praticamente ho capito effettivamente che questo sarebbe diventato, ho voluto far diventare il lavoro della mia vita. Fin da ragazzo e alla fine è così. Cioè, quindi la tua pittura diventa la stessa cosa della vita? Sì, ma altrimenti, cioè, voglio dire, come hai menzionato tu prima, una cosa deve, se riesci a trasmettere qualche cosa di buono attraverso quello che fai, perché tu non menti, effettivamente è una cosa che ti appartiene. Quando una cosa ti appartiene e riesci comunque poi ad evocarla attraverso, come in questo caso la pittura piuttosto che la musica, eccetera, la scultura, e magicamente lo spettatore recepisce questa cosa, lì diciamo che è la prova del 9, riesce ad assodare che effettivamente questa è la strada giusta, di conseguenza è la strada giusta, tu hai sempre assecondato questa tua passione iniziale e fai comunque di questa tua passione iniziale uno scopo nella vita. Io prima ho fatto un discorso, sì, riguardo ai due principi che ognuno di noi in qualche modo contiene, no, nell'animo. Ecco, io ho parlato della musa ispiratrice, però sì, dentro di te, come ti accosti al tuo femminile? Tu lo percepisci, lo riesci a individuare in maniera semplice? La donna che in te, capisci, la riesci a riconoscere e a indagare in questo modo? Beh, la donna che in me, devo dire, aggirate l'equivoco del termine. Sì, sì, no, assolutamente, per carità. Però posso dire di averla trovata nella mia compagna, perché è la parte che mi completa. Cioè, attraverso lei riconosci la femminilità, esatto, tua, giusto? Esatto. Cioè, è nata questa relazione con la compagna che c'era qualcosa che mancava. Alla fine, comunque, conoscendo questa persona, diciamo che oltre che completare nel privato una mia parte, ha giovato anche nell'ambito lavorativo, che diciamo che magari è sempre stata così, che poi abbia trovato una cosa che effettivamente... Ecco, una bella responsabilità. Grazie, davvero, sto sudando. Praticamente tu rifletti un qualcosa che lui ricerca dentro di sé. Esatto, sì. Tanto è vero che ho fatto anche la sorpresa, un quadro, lei non l'ha visto, quello con la macchina fotografica, sì, non sapevo di quest'ultimo ritratto e tenevo comunque a omaggiare lei di questa cosa in questa occasione. Senti, abbiamo parlato di questa tua ricerca tecnica, di questo accostamento tra l'acrilico e la resina, questo effetto molto particolare. Io prima scherzando ho detto che sembra quasi che il colore sia un po' più fresco, no? Sì, 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 sì. Ecco, come sei arrivato a questa particolarità stilistica proprio che ti contraddistingue? Beh, un po' per caso, un po' per aver voglia di scoprire sempre qualche cosa di nuovo. Poi io sono fatalista. Di conseguenza, se hai succedere, esatto. È stato un po' un caso fortuito, comunque, avendo un amico che tratta con questi materiali, incuriosendomi di questo materiale che, voglio dire, poteva comunque prestarsi, legare con quello che facevo e quello che volevo rendere, ho cominciato, diciamo, a pasticciare, a fare delle prove, eccetera, così con questa resina, finché ho trovato questa linea che, ripeto, e quasi casualmente è nata, cioè è stato come un incontro casuale. Ho visto poi che oltre a questo non semplicemente, non vedo una cosa semplicemente come è bella vedersi, si sta bene perché dà questo effetto. Ho dato anche un significato a questo, del tipo che a primo acchito sembra acqua,
quella che vediamo, sembra tanto ma mai acqua. Di conseguenza dico sempre la resina nei quadri in cui la richiedono è la ciliegia sulla torta, cioè è l'anima che tu infondi all'opera, quelli che la richiedono. Di conseguenza è dare vita al quadro. L'immediatezza. Esatto. E l'acqua cos'è? L'acqua è vita. Di conseguenza anche sotto questo aspetto penso che sia si sia trovato anche un discorso. Un ulteriore elemento, esatto, diciamo l'elemento sì, acqua. Sì, che esatto, che comunque è vita. E questo è quello che dà vita all'opera. Perché se in queste opere non ci fosse, sarebbero come incompiute. Mancherebbe. Non a caso anche la vita, no? Esatto, la esatto. Il liquido amniotico, sì. Quindi in qualche modo richiama esatto. Nuovamente. Sì, quindi in ambedue i casi, non solo perché uno può dire sì, sta bene, è bello, ma comunque rientra, cioè proprio rientra nel concetto di opera completa con questa, cioè, sull'aspetto filosofico della cosa. Ed è una preparazione particolare questa che richiede l'opera, perché è una cosa anche molto curiosa. Sì, praticamente la resina ha preso piede negli ultimi anni, anche si rivestono anche per dire ambienti, case eccetera, pareti. Questa, la resina, così allo stato grezzo, allo stato puro. Quello che serviva comunque per far vedere l'immagine del quadro. La resina poi si può utilizzare in mille modi, con i suoi pigmenti, eccetera. Come ti stavo dicendo prima, ho visto pittori che utilizzano, artisti che utilizzano resina, ma la utilizzano nel modo tradizionale, come utilizzare una vernice. Effettivamente, guardando un'opera di un artista che ha utilizzato questa resina come una comune vernice, nessuno si accorge che è resina, uno non domanda nemmeno che cos'è questo materiale, perché salta comunque la mente che può essere una vernice, un acrilico, eccetera. In questo caso la gente sempre chiede che cosa è. Questa cosa mi piace per il fatto che effettivamente metti anche in curiosità la persona, lo spettatore dell'opera. È dare il giusto valore a questo materiale. Valorizzare il materiale, esaltare il materiale attraverso questo modo di lavorarlo, di trattarlo su opera. Le tue opere, ecco, per concludere il discorso di questa serata, secondo te le tue opere vanno più pensate o vanno più sentite? Cioè c'è un ragionamento filosofico? Sicuramente sentite. Perché tu evochi anche una simbologia che è molto, molto importante, come la luna, la mela. Indubbiamente, ma in un primo luogo sentite, poi in un secondo tempo può anche ragionarci una persona, ma a primo acchito devono essere sentite. Quindi la tua priorità è proprio la via del cuore. Esatto, la indubbiamente. Questo è il tuo intento principale. Sì, assolutamente. Tu hai voluto intitolare la mostra Essenza Donna. Essenza Donna. E tu come immagini possa essere l'essenza di una donna? Sarò ripetitivo, però il punto se è l'essenza donna, cioè vedo. Che cosa c'è al centro dell'essenza della donna? Secondo te? Ma è difficile dirlo con poche parole, cioè sono molte le cose che completano l'essenza di una donna. Possono essere dalle cose più banali fino magari alle cose più profonde. Posso dire che l'essenza viene comunque trovata nella vita di tutti i giorni attraverso piccoli indizi. Piccoli indizi, sì, sicuramente. Poi ovviamente che nell'insieme creano questo, che l'essenza fondamentalmente è l'amore. Credo che questa cosa sia scaturita appunto da tante piccole cose. Difficile dare un nome a tutto, ecco. Cioè, difficile sintetizzare la cosa, non riuscirei così su due piedi a sintetizzare però la cosa. La tua pittura, chiaramente il tuo lavoro non è quello di esprimerti attraverso le parole, ma la tua pittura riesce ad esprimere questi concetti molto complicati, partendo sicuramente da premesse filosofiche, ma fino ad arrivare poi alla via del cuore, quella che è proprio la sentimentalità di appunto, perché appunto parlando sempre dice un po' chiedere l'essenza, ad esempio in questo caso potrei dire è tutto quello che vedi, l'essenza, le diverse casistiche, ogni quadro comunque comporta una situazione, magari assemblando tutto questo è l'essenza donna, tante fasi, tante situazioni,
questa potrebbe essere senza donna parlando in chiave vittoria, potrebbe dirti guardando tutte queste dimensioni formano quella che noi immaginiamo possa essere l'energia d'amore che muove le ragioni della, della nostra vita. Bene, prima di concludere vorrei chiamare la compagna di Marvel che ha ispirato, la chiamiamo qui, vediamo questa bella ragazza. Eccola, un omaggio a lei che ha così contribuito sicuramente, beh, insomma io non voglio essere retorico, ma molto spesso c'è una donna importante, no? Dietro la creatività soprattutto di un artista, e questo mi sembra che sia proprio il caso. Grazie a voi dell'attenzione, grazie.